Però da alcuni vostri commenti volevo provare a schiarire l'acqua, però perciò bisogna che facciamo. Ora ragazzi, procediamo un attimo, adesso che sto un po' staccato. Niente, praticamente faremo un filtro ad aria per il mio laghetto, che va benissimo, però da alcuni vostri commenti volevo provare a schiarire l'acqua. Un bel buco alla base di questo contenitore. Ci siamo. Perfetto. Poi dovrebbe andare perfettissimo qua. Panico, paura. Il tubo l'ho reperito in scarti, lo facciamo andare giù, mi va benissimo una cosa del genere. Ora dobbiamo bucare questo qua alla base, tac. Facciamo anche dall'altra parte. Tac, e lo facciamo anche dall'altra parte. Facciamo un bel passaggio. Allora, l'importante di questa cosa qui è che questo rimanga sempre tutto immerso. Ovviamente lo stiamo facendo in economia, eh. Si possono fare, si possono anche comprare, a me non interessa. Tanto per vedere se riusciamo a gestire la cosa senza tante pretese. Facciamo entrare qua. Tiriamo. Perfetto, mettiamo i sassolini che è la prima base del filtro. Per tenere dritto il tutto e per tenerlo giù, detto come va detto. E già comincia a prendere forma, ragazzi. E già comincia a prendere forma. L'aria passa di qua, viene su di qua e per riflesso, per principio anche dei vasi comunicanti, se non mi sbaglio, l'acqua che viene fuori da qua entra da qua e automaticamente si filtra. Vediamo. Poi mettiamo una spugnetta. Però queste le modifichiamo un attimo, eh? Molto più grezze alla base. Ci sta tutto. Ci sta tutto. Poi ci possiamo mettere qualcosa di più bellissimo. Un po' più costruito. Mi sta benissimo. Poi per chiudere il tutto ci possiamo mettere anche una cosa di questo genere qua. Ma sì, possiamo mettere direttamente così, non mi interessa.
Ci sta tutto. Sì. Ci sta proprio tutto. Mi sta bene così. Solamente che io volevo fare qualcosa di più. Un mo' di fontanella. Si potrebbe anche far così, solamente che ballo un po', bisogna fargli una specie di guarnizione. Tiriamo, tiriamo. Niente, più o meno l'abbiamo finito. Adesso vediamo se tutta questa barra down funziona. L'acqua è entrata qua e per effetto arriva fino lassù. Boh. Andiamo a vedere se funziona. Andiamo a vedere se funziona il nostro apparecchio. Sono abbastanza curioso. Sono abbastanza curioso. Lo attacchiamo al mio pannello fotovoltaico mignon. Qui. Diamo corrente. Adesso vediamo se è una cazzata quella che ho fatto o ci prendo. Via. Ecco qua, ho tolto questo perché se non c'è abbastanza potenza, però se uno vuole può tranquillamente mettere qualcosa per fare anche un gioco d'acqua. Adesso il filtro in questo momento qua sta funzionando, col principio che ho fatto, entra dal di sotto, esce dal di sopra. Adesso vediamo far andare tutta notte, 2 o 3 giorni, vedere se veramente filtra l'acqua per renderla più limpida. Vabbè. Lasciamolo lavorare. Buongiorno, un altro video di full time pesca. Sono esattamente passati 3 giorni da quando abbiamo impiantato il nostro filtro ad aria. Adesso andiamo a vedere come va. Comunque, vi posso dire che sì, è migliorato parecchio. Notevole, adesso dovrò comunque eliminarlo perché le bolle provocate sono troppo grandi, i pesci sono in frega e a breve avremo i piccoli pesciolini rossi avvannotti e non va bene. Mi raccomando, questo è un altro video fatto in quarantena. Mi raccomando, campanellina, segnatevi. Un saluto da Full Timer Pesca.